Nell'ambito degli incontri organizzati dagli Amici della Cultura, si è svolta a Palazzo Cisterna la presentazione del libro L'Inno di Mameli, una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale. L'autore, Umberto D'Ottavio, è il promotore della legge che nel 2017 ha permesso di adottare l'Inno di Mameli come inno ufficiale della Repubblica Italiana. Squilli di trombe! Sono segnali di adunata che van lontano. Gli inni nazionali possono anche, diciamo, cambiare, creare problemi, ma eravamo l'unico paese al mondo che aveva la definizione di inno provvisorio. E devo dire che appunto quando ho raccolto le firme per presentare questa legge, moltissimi colleghi parlamentari non sapevano fosse provvisorio. Quindi hanno firmato, la legge ha fatto il suo percorso e ovviamente, siccome è incredibile, diciamo è molto difficile anche far approvare una legge, esserci riusciti è un'emozione importante. Secondo me, per una volta il Parlamento ha deciso una cosa che per gli italiani era già chiara. Noi sappiamo bene che in via Pietro Micca c'è un'incisione su un pavimento davanti a una casa dove Angelo Silvio Novaro lo scrisse materialmente. Anche questo, secondo me, molti non lo sanno. No, direi che la città dell'inno si definisce Genova, perché sia Mameli che Novaro sono due genovesi, erano due genovesi. Però io lo racconto anche nel libro, ma il racconto è questo, cioè quando Mameli compose questo testo lo fece arrivare Novaro, che era qui a Torino, direttore del coro del Carignano, e quando Novaro e i suoi amici lo lessero, lui la sera stessa cominciò a provare a comporre e compose qui a Torino le note che tutti conosciamo. Quindi noi dovremmo essere anche orgogliosi del fatto che possiamo dirlo con chiarezza che l'inno, la canzone, la musica è stata composta qui a Torino.